Dunque, questo premio alla carriera come padre, maestro, uomo simbolo del giornalismo e delle istituzioni, però è anche un premio per la sua attività di poeta. Cosa ha rappresentato la poesia nella sua vita? Cosa rappresenta? Ah, sicuramente la parte più importante, quella alla quale dedico il massimo delle mie energie e anche delle mie velleità. Io so d'altronde che non ci sono delle parole che nascono per essere poetiche. Quando ti accorgi che devi servirti delle parole normali, delle parole di tutti, per ricavare qualcosa che non ha più a che vedere con la normalità di una cosa detta in prosa, allora ti viene una specie di soprassalto. L'idea quindi di avere una sorta di doppiezza proprio nella tua natura comunicativa, espressiva. Come si può essere uno che fa il giornalista, che scrive dei saggi, che ha scritto di letteratura, e poi di colpo sentire questo bisogno quasi fisico di occuparsi d'altro. Adesso so di enfatizzare, ma si esagera sempre un po' epicamente quando si parla di massimi sistemi, e la poesia è sicuramente un massimo sistema.